Amici camminatori, buon pomeriggio. E tra i pini romani, guardate qui, abbracciato e contornato da questi meravigliosi pini romani, ci troviamo qui per un'altra camminata per tenerci in forma. Non è un percorso trekking, è una camminatina. Non so quanti chilometri faremo, ma pochi, perché ci giriamo giusto il parco, ma visiteremo questo parco storico e millenario, veramente molto molto bello, e visiteremo anche quello che questo parco ci offre anche a livello, come dicevo, storico. È un ambiente molto molto, guardate, bello, con questi pini magnifici. È una collina che si estende e si vede sopra la città, e sopra sia la città di Roma che la città del Vaticano. Siamo sempre a Roma e niente, ci facciamo questa camminatina per tenerci in forma. A dopo. Ed eccoci qui a camminare all'interno di questa bellissima villa, messa su nel 1640 circa qui, ed è contornata da questo muro di cinta che conteneva l'antico acquedotto Traiano. E quindi possiamo vedere quello, se non ricordo male, ho letto che il Giglio Pamfilio era lo stemma appunto della famiglia romana, che era l'unica a possedere un giardino così grande. E questo è il muro di cinta che contiene il vecchio e antico acquedotto Traiano. Quindi continuiamo alla scoperta di questa villa, che è parecchio grande e che alterna dei bellissimi spazi con i pini. E guardate che meraviglia questi alberi, che fu progettato questo come un altro giardino che poi andremo a vedere, chiamato il giardino simmetrico, da un botanico che ora non ricordo il nome, ma appena mo ricordo ve lo dico. Guardate che meraviglia. E si respira la storia, si respira la storia, perché dovunque vediamo le costruzioni all'interno di questa villa respiriamo un po' quell'aria seicentesca, molto frequentato, come vedete, da famiglie, ragazzi, ragazze. Guardate la fontana lì nel mezzo, è davvero una passeggiata anche culturale oggi, no? Visto che siamo a Roma, da un po' cominciamo anche a prendere la cultura e a carpire la cultura storica di Roma. Guardate che bello. E da qui sgorgavano, se non ricordo male, perché ho letto prima di venire, le acque paoline, o le acque di Paola, una roba del genere. Le acque paoline che appunto venivano trasportate dall'acquedotto Traiano, l'antico acquedotto Traiano. Ma noi proseguiamo la nostra passeggiata. Che si fa? Destra, sinistra, io andrei a sinistra, perché lì si va nel mezzo e si taglia. E passando da questo monumento, poi ci ritroviamo questa via che continua, come vedete, a costeggiare il muro del grande giardino. Questo che è anche un giardino botanico, ora approfondiremo anche che tipi di piante e di alberi sono stati, rendono questo giardino molto particolare. Ed eccolo qui, amici, il giardino di cui vi parlavo prima. Guardate che meraviglia, guardate questo giardino.
Che cos'è? Che bello. Eccolo qua, il giardino simmetrico. Guardate qua che meraviglia. Giardino simmetrico della Villa Panfili, villa donata dai papi ai principi Panfili, che oggi vede questo, diciamo, questa simmetria originale, ma il disegno è stato rifatto nel 1000, all'incirca nel 700, da opera dei francesi, e quindi con le linee più diverse rispetto all'originale, però è sempre un giardino magnifico. Guardate qui, ora, per quello che mi ricordo, che si affaccia chiaramente su questo che è questo magnifico spazio di pini. E qui invece stiamo entrando nel parco, diciamo, dove appunto poi si arriva verso il giardino simmetrico. Scusate per la descrizione che ho fatto prima del giardino simmetrico, un po' frettolosa e un po' arrangiata, ma purtroppo la madre degli imbecilli e dei figli di puttana è sempre incinta, per cui c'avevo tre ragazzetti di merda che mi avevano puntato e che mi stavano rompendo i coglioni, e quindi ho dovuto interrompere il video per fargli capire che con me non c'è trippa per gatti, e quindi era meglio che se ne andavano a rompere le palle da un'altra parte. Poi però mi sono dovuto allontanare, perché è meglio sempre evitare guai o casini, anche se il miglior attacco, cioè la miglior difesa alle volte è l'attacco, insomma una roba del genere. Comunque sono stato interrotto da questi tre idioti, e quindi dopo il video è venuto un po' frettoloso. Comunque guardate qui che meraviglia, siamo in quest'altro parco dove vediamo la villa nella sua bellezza. E ora ve la faccio vedere più da vicino, anche se ci sono tante belle cose da vedere. Ricordiamo villa e giardino del 1600. Guardate qui. Poi arriviamo a questa cappella, vediamo che cos'è. Viale della Cappella dei Panfili. Guardate, questa è una chicca, davvero una chicca, perché è davvero una chicca. Guardate. Che bello. Giardino e via. E ora, usciti dal parco praticamente della villa in sé, ci rimettiamo nel parco botanico, dove ci sono veramente degli alberi meravigliosi. Guardate che meraviglia.
E ora guardate, arriviamo sul lago Doria, che è sempre all'interno di questo parco e che ci regala questa distesa di acqua, che è un po' la costante di questo parco, partendo dall'acquedotto di Traiano, le acque di Paola e le fontane che abbiamo trovato durante il percorso, e ora il lago in sé. Guardate che bello, molto bello, sempre all'interno di questa meravigliosa Villa Panfili. E guardate voi che colori. Bello. E poi guardate, appena si lascia il lago, che ci regala colori e luce, rientriamo nel boschetto e nel giardino. Guardate qui, con strade più all'ombra, ma ascoltate con che musica accompagniamo i passi. Sentite qui. Strano, non so quanti tipi di uccelli. E ora costeggiamo il boschetto, che ci riporta all'ingresso, in modo tale che abbiamo fatto la prima parte, quindi una delle parti di questo parco, per poi spostarci dall'altro versante del parco a scoprire le altre cose, le altre bellezze che ci riserva il parco Dora Panfili. Dove ci troviamo? Lassù? Lassù. Credo lassù. Qui mi sembra la scena dei campi risi nel Gladiatore, quando con la mano lui accarezza il grano. Bello. E ora noi saliamo la collinetta, scopriamo i bambini che giocano. Ecco che sulla collina ci ritroviamo in questo spiazzo dove ci sono tanta bella gioventù che si diverte, cani e cagnetti che si divertono. È una giornata meravigliosa, un pomeriggio meraviglioso, perché c'è il sole, ma questo venticello ci aggrada. Guardate qui. Che bello! Guardate, siamo fatti il giro di tutto il parco e ora andiamo a visitare la parte al di là. C'è la passerella lì e andiamo dall'altra parte. E ora, come vi dicevo, da dove siamo partiti, si prende la passerella che attraversa la strada principale e ci porta all'altra parte del parco.
Questo è il parco e noi ora, passando questa passerella, ci ritroviamo dall'altra parte dove c'è un'altra area con altrettante cose da scoprire, da vedere. Molto bello, vediamo cosa ci riserva questa camminata, che ad ora è arrivata a circa 3 chilometri. A circa 3 chilometri. E ce n'è da passeggiare ancora. Da lì, pini stupendi, pineta meravigliosa. In pratica quest'altra parte del parco è veramente più uno spazio e con queste stradine per poter correre o camminare, ma non mi sembra ci siano altre cose o di interesse, però noi ci facciamo qualcosa. Come vi dicevo, da quest'altro lato del parco è più che altro un'area molto vasta dove poter fare bike, correre, camminare, tanta gente a fare i picnic, ripeto, giornata stupenda. Quindi da quest'altra parte è tutta un'area bella da poter farsi una camminata, anche magari sulle ore più tardi, visto che fa tramonta tardi. Qui è bello venirci anche alle 6 di sera o giù di lì. Guardate che aria, e noi ci facciamo la nostra passeggiatina quotidiana per smaltire la carbonara che ci offre questa nostra Roma. Roma non farà stupida stasera, dammi una mano a faie di desì. Va bene, torniamo agli uccellini che è meglio, va? E da qui si ritorna alla passerella lì su per tornare al punto di partenza. È stato un bel giro, siamo a 6 km, bastano per un pomeriggio di allenamento e ora andiamo al baretto che stava lì e ci andiamo a fare una bella birretta per concludere il video. Aria. Amici camminatori, e con una meravigliosa birra ghiacciata finiamo questa nostra passeggiata pomeridiana qui a Villa Panfili a Roma. 6 chilometri, ci siamo tenuti in forma, abbiamo visto qualcosa di storico, anche se non nel, diciamo, nello specifico, perché abbiamo avuto un piccolo inconveniente, ma detto ciò è stato un buon pomeriggio. Quindi come al solito vi consiglio di scaricare l'applicazione Wikiloc e alla fine del video avrete il QR code per vedere eventualmente passate da queste parti per rifare esattamente lo stesso percorso in totale sicurezza e tranquillità. Ok? 6 km, bella passeggiata, bel pomeriggio. Se passate da Roma ricordatevi Villa Panfili, una bella passeggiata pomeridiana. Salute a tutti e saluti a tutti. Ciao!